un viaggio nella Grande Mela ad Osimo, a Palazzo Campana, dal 24 luglio al 10 gennaio 2021. Ritorna ad Osimo la street art con la grande leggenda dell'arte contemporanea, l'artista statunitense Kate Haring, del quale proprio quest'anno ricorrono i 30 anni dalla sua scomparsa. Con le opere di Kate Haring anche le opere di Paolo Buggiani, il suo scopritore che sarà ad Osimo tra agosto e settembre per coinvolgere la città in tanti progetti. In questo periodo storico questa mostra rappresenta una ventata di ottimismo e saranno organizzati proprio per coinvolgere i giovani della città di Osimo e delle Marche tanti eventi collaterali. Assessore Mauro Pellegrini, Osimo sta diventando ormai una città di tradizione per grandi mostre. Quella che viene inaugurata oggi di Haring arriva dopo Baschi, De Chirico, Sgarbi. Come nasce la passione per Osimo, per l'arte? In effetti a Osimo la prima grande mostra ci fu nel 2013-2014 con da Rubens Ammaratta. E lì era una mostra che nasceva da un progetto sull'arte barocca, ma curato dalla Regione Marche. Poi, come dire, c'era una possibilità o avere il grande evento e poi ritornare al nulla, dismettere questa tradizione, oppure portarla avanti. Ecco, noi, la nostra amministrazione nel 2016 ha deciso, insomma, di puntare su questo, puntare sulle grandi mostre. Grandi mostre intese come grandi eventi culturali che sono importanti non solo per la formazione delle persone, ma anche per il territorio, per il turismo, per la ricaduta economica che questo comporta. Quindi nel 2016 abbiamo organizzato questa mostra della collezione privata di Vittorio Sgarbi, registrando oltre 43.500 presenze. Poi la mostra si è interrotta a causa del terremoto, poi non ci ha fermato però neanche il terremoto, perché l'anno successivo abbiamo ospitato le opere dei comuni terremotati. Osimo ha ospitato, restaurato le opere della Pinacoteca di San Ginesio, e poi quella mostra andò a Milano, insomma, e fece diciamo il giro portando questa voce della cultura delle Marche in Italia. Poi la mostra su De Chirico, poi l'anno scorso abbiamo cercato di variare l'offerta culturale con la street art e quindi la mostra su Banksy, che ha avuto un strepitoso successo e è stato anche un modo di avvicinare un pubblico giovane, diverso, offrire un linguaggio culturale a loro più vicino, e proprio questo successo ci ha convinti ad andare avanti con la mostra che inauguriamo oggi. Era una mostra che doveva aprire lo scorso marzo, poi sappiamo tutti quello che è successo, e la mostra di oggi è una mostra non solo su un grande artista di cui questi mesi ricorre i 30 anni della scomparsa, Kate Haring e Paolo Buggiani. Questa mostra racconta come nasce la street art, quindi questi disegni che vediamo qua sono disegni che fa Kate Haring nella metropolitana di New York, disegnando col gessetto sopra il cartello nero con il quale la municipalità copriva le pubblicità scadute, e queste opere vengono raccolte da Paolo Buggiani. Quindi da qua nasce questa amicizia e quindi ecco, questa mostra ecco, racconta le origini della street art. E oltre a questa mostra però il comune ha organizzato un evento parallelo che è Pop-Up Festival, quindi tanti giovani artisti internazionali si occuperanno di arte urbana e quindi effettueranno degli interventi artistici non solo all'interno del centro storico ma anche nelle periferie, in alcuni capannoni industriali. E questo qual è il significato oggi dopo la pandemia? Il significato è che bisogna ripartire subito con la cultura. Noi siamo stati la prima città, il teatro di Osimo è stato il primo a ospitare un concerto sinfonico nelle Marche. Questa è una delle prime mostre delle Marche, è stata inaugurata pochi giorni fa quella di Urbino. Ma vogliamo dare questo messaggio di rivolgersi ai giovani e quindi
La street art ci dice che cosa? Che bisogna, i giovani si sono conquistati spazi urbani e quindi ecco, in qualche modo il messaggio è quello che i giovani debbano riacquistare un ruolo da protagonisti in questo momento storico particolare, ripartendo proprio dalla cultura. Vi aspettate parecchie presenze che arrivano da varie parti d'Italia e si spera anche dall'estero, visto che Osimo ormai è diventata a livello nazionale una città importantissima per le mostre di grande rilievo. Sì, anche perché devo dire che in queste ultime settimane si vede un movimento di turisti, anche stranieri. I nostri bed and breakfast della città ci dicono, come dire, che sono, le camere sono tutte prenotate fino ai primi di settembre, quindi nella Riviera del Conero insomma si vede un certo movimento, e devo dire che il pubblico straniero è sempre stato molto interessato a queste mostre, quindi ci auguriamo insomma che tutto vada bene e che quindi anche questa volta i numeri ci diano ragione. Simone Pugnaloni, sindaco di Osimo. Un orgoglio poter inaugurare una mostra, una delle prime dopo il lungo lockdown che abbiamo avuto. Osimo riparte in sicurezza, lo Stato ci dona le regole per ripartire non solo nelle attività economiche ma anche nella cultura e il turismo, e questa è l'occasione giusta per guardare al futuro e guardare alle future generazioni. Catering ad Osimo, dopo Banksy, rappresenta per Osimo una dimensione non solo a carattere europeo ma anche a carattere internazionale. Se voi pensate che la street art la possiamo vedere nelle grandi capitali del mondo, nelle grandi capitali europee, oggi la possiamo trovare ad Osimo, in una città di 35.000 abitanti, la quarta città della provincia d'Ancona, che inaugura questa mostra e la dedica al binomio cultura-turismo e la dedica veramente di cuore ai giovani. Infatti abbiniamo alla mostra dei catering uno splendido festival, pop-up festival, dove andremo con artisti di caratura nazionale e internazionale a dipingere le mura dei principali palazzi cittadini e anche delle nostre attività economiche sul territorio. Davvero una città internazionale. Per questo ringrazio l'assessore alla cultura Mauro Pellegrini, che ha portato in questi 5 anni di attività più di 100.000 visitatori ad Osimo, con l'idea di far rinascere il vigore culturale della nostra cittadina, e soprattutto credo che questa filiera non si fermerà qua. Questo è un nuovo esperimento in una nuova epoca che dovrà perdurare in tutto questo nostro secondo mandato, perché Osimo merita questo palcoscenico culturale che si abbina alla promozione del territorio. Un grande lavoro di squadra per il quale ringrazio il padrone di casa che ospita la mostra, il presidente Biscarini dell'Istituto Campana, ringrazio l'associazione Metamorfosi che da anni collabora con noi e quindi con l'associazione del presidente l'onorevole Pietro Folena e il curatore Gianluca Marziali. Veramente un grande lavoro di squadra, e poi un grazie speciale a tutti i nostri sponsor, a partire dal direttore di Confcommercio Marche Centrale, il dottor Polacco, e con lui anche la Camera di Commercio. Davvero lavoro, impresa, sviluppo economico, binomio cultura-turismo, istituzioni che lavorando insieme possono far grandi non solo la città di Osimo ma l'intere Marche. Grazie. Gianluca Marziani, curatore di questa mostra Made in New York Catering, è la seconda volta qui ad Osimo, ha portato prima Banksy. Ormai Osimo non può far a meno di grandi artisti della street art. Beh, stiamo lavorando su un percorso, questi sono nomi, Banksy è il, diciamo, il presente al suo status più elevato rispetto a questo tipo di immaginario e di arte. Catering è la mostra che abbiamo portato qua, che in realtà è una mostra con due sguardi, lo sguardo di Catering e lo sguardo di Paolo Buggiani, che è un grande artista italiano, è stato uno dei primi artefici di operazioni di street art a New York ed è stato colui che ha salvato questi lavori di Catering che noi esponiamo. In realtà loro due insieme sono davvero il perfetto connubio con un autore come Banksy, perché loro sono un po' le origini del fenomeno della conquista della città come spazio artistico. Quindi è una mostra secondo me significativa proprio perché è una mostra molto analitica, che racconta un fenomeno ben preciso, quindi New York all'inizio degli anni 80, che cosa accade in quella città e come nasce questo fenomeno
attraverso Kate Haring, Paolo Buggiani, ma anche attraverso una serie di altri artisti. Loro sono in qualche modo il focus che abbiamo scelto. Kate Haring poi è diventato uno degli autori più famosi della sua generazione, e quindi è una mostra molto speciale perché sono opere uniche, perché quello che Buggiani ha salvato di Kate Haring sono queste lavagne metropolitane che Kate Haring dipingeva utilizzando dei gessetti bianchi sopra i fogli delle pubblicità scadute. E quindi voi immaginate delle opere fatte rapidamente, quasi in maniera abusiva, poi scappando, e Buggiani ebbe l'intuizione veggente di strapparne alcune, di salvarne una quarantina e di conservarle poi nel tempo, creando un documento storico che oggi è fondamentale perché ci racconta un qualcosa che sarebbe andata persa, ovviamente, perché quelle erano opere destinate alla consumazione. Poi Buggiani qui viene raccontato in maniera altrettanto ampia, con tante operazioni che lo hanno caratterizzato. È un grandissimo artista italiano che verrà anche qui ad Osimo e sarà qui in città per un po' di giorni prossimamente, penso realizzerà anche delle performance e qualche cosa, ed è un altro magico autore di opere poetiche che davvero colpiscono le emozioni, i sentimenti e i sensi del pubblico e hanno una capacità di coinvolgimento e di empatia che è davvero favolosa, ed è questo poi il cuore, il senso della street art come fenomeno. Al di là del presente o del futuro, il fenomeno street art nasce soprattutto perché vuole creare una grande inclusività con il pubblico e con le persone che inconsapevolmente o consapevolmente si trovano davanti agli occhi delle opere. Cosa consiglia al visitatore che entra a Palazzo Campana per immergersi in questo mondo che racconta l'America, racconta un mondo completamente diverso? Di entrare nella mostra come se guardassero una città da un osservatorio privilegiato, quindi non immaginare la mostra, benché sia allestita come in un museo, con le caratteristiche di una mostra museale, immaginarlo come uno spaccato di città in cui noi abbiamo improvvisamente tante suggestioni, che sono fotografie, disegni, pitture, sculture, installazioni, poster, manifesti, oggetti, davvero tante cose, modellini, maquette. Quindi è un mondo che viene raccontato dentro uno spazio chiuso, ma che in qualche modo vuole mantenere quella qualità della vita in città, degli spazi urbani, degli spazi esterni, che rimane come atmosfera e che ovviamente ci lascia poi però un qualcosa che va oltre la città, perché poi tutto questo oggi è diventato arte da museo. E quindi il consiglio è entrare senza nessun preconcetto, con un atteggiamento molto libero, lasciando gli occhi un po' andare, davvero come se fosse una carrellata da un treno, guardando una città, guardare queste opere come se fossero immagini che improvvisamente appaiono dal finestrino. Il comune di Osimo organizzerà degli eventi paralleli in occasione di questa mostra. Ecco, come vede i giovani di oggi rispetto all'arte? Bene, una generazione molto interessante che si pone davanti all'arte in maniera non ideologica, con molta libertà di lettura dei fenomeni, delle immagini, con molta libertà anche di scelta, di percorso. Io vedo un momento molto bello in cui il museo si sta avvicinando alla città e la città si sta avvicinando al museo. In mezzo ci sono le nuove generazioni che sono il collante tra la città e il museo, con tutte le organizzazioni capillari, associazioni culturali, fondazioni, piccoli spazi no profit e tutto quello che accade. E questa è una costellazione che secondo me funziona come un habitat sottomarino, dove l'habitat fragilissimo ma assolutamente perfetto permette la vita di tante specie molto diverse. Io credo che questo fenomeno dell'arte urbana, con artisti guida come Kate Haring, sia un bellissimo collante per i giovani, una spinta ovviamente a reinventarsi il mondo, l'immagine, la visione, e quindi ad andare con molta libertà, ad occupare in maniera intelligente spazi, luoghi, situazioni, creando immaginari e quindi creando punti di riferimento non solo per la propria generazione. Pietro Folena, presidente dell'Associazione Culturale Metamorfosi, in un'intervista tempo fa disse che Osimo si colloca a pieno titolo nel circuito nazionale delle grandi mostre. Ecco, perché questa città è così aperta al nuovo, all'arte? Ma io credo che sia veramente un tratto identitario delle Marche e di questa parte delle Marche, cioè una città di grandissima e antichissima tradizione, in cui le istituzioni, diciamo, sono davvero secolari, è diventata però non solo un luogo commerciale di esposizioni portate da fuori, ma un luogo di
interazione culturale col territorio, soprattutto con queste tendenze artistiche più contemporanee, quelle urbane. Quindi io penso che questa città diffusa, le Marche sono tutto sommato un territorio abbastanza unico in Italia, che mette insieme la storia, la bellezza del paesaggio e il mare, ma anche un urbanesimo molto diffuso nell'ambiente e nel territorio. L'arte urbana contemporanea ci stia veramente molto, molto bene, e bisogna dare merito all'amministrazione comunale, a Mauro Pellegrini, a Palazzo Campana, agli sponsor che ci hanno creduto, di aver ostinatamente perseguito questa strada, insomma.